Il compito preliminare dice questo: scegliete una fotografia che rappresenti la vostra passione. Per esempio, appunto, amate lo sci, ci sarà una fotografia di montagna o qualcosa del genere, no? Che la rappresenti o che vi ispira in modo particolare. Non per la composizione, ma neppure per le immagini, solo ed esclusivamente per i colori. La prima cosa che facciamo è dare un colore alla vostra passione. Questo significa, che cosa significa in termini di un proprio stile? Significa che quando noi creiamo dei modelli, quindi modelli per produrre dei documenti scritti con immagini, slide, eccetera, eccetera, una delle questioni che dobbiamo affrontare è quali colori noi utilizziamo all'interno di questi modelli. I colori non sono mai una scelta casuale, non possono essere scelti perché, non so, mi piace il blu, mi piace il viola, li mescolo, uso, faccio delle prove, uso nei titoli questo, poi uso un altro colore, eccetera. Ma questi colori devono avere una coerenza. Ora, nel mondo del design, della grafica, dell'illustrazione, ci sono una serie di modalità che stabiliscono appunto queste coerenze, perché ci sono colori primari, secondari, il modo con cui questi colori si combinano tra loro, eccetera. Ma noi che partiamo invece da una rappresentazione della soggettività, pensiamo a quali sono i colori che possono rappresentare la nostra passione. Perché? Perché quei colori sono colori a noi familiari, sono colori che non ci disturberanno mai, di cui non ci stuferemo mai, perché sono i colori proprio della nostra passione. Allora ecco che cosa vi ho chiesto. Vi ho chiesto di scegliere una fotografia, non necessariamente una fotografia che fate voi, una fotografia che potete trovare e che utilizzate per ricavare i colori, catturare i colori. Non ci interessano le inquadrature di montagne, mare, eccetera, ci interessa proprio questa gamma, questa sfumatura di colori. E che cosa fate con questa fotografia? Questa fotografia la importate in un'applicazione cloud, quindi la possono utilizzare tutti, che si chiama Adobe Color e che è a disposizione di tutti coloro che la vogliono utilizzare. Ecco, guardate che cosa fa questa applicazione. Individua i colori dominanti all'interno di questa fotografia. Voi potete spostare questi evidenziatori per cercare la sfumatura di colore che più vi piace, oppure per cambiarla, per esempio in questo caso puntate al tetto arancione di quell'abitazione. Oppure volete un blu meno intenso oppure più intenso, la aggiustate. Che cosa avete ricavato? Avete ricavato una palette di colori, cioè una serie di colori che stanno bene insieme, e stanno bene insieme non perché l'ha deciso qualcuno, ma perché l'ha deciso la natura. Noi ci ispiriamo in tutto ciò che riguarda la bellezza, quindi colori, composizioni, forme, eccetera, eccetera. Ci si ispira sempre alla natura, quindi qualcosa che appare come equilibrato da un punto di vista naturale è anche equilibrato con un prodotto artificiale. Allora, ecco che voi avete una base per stabilire qual è la vostra palette. Che cosa fare? È prendere nota di questi numeri, di queste sigle. Questi sono dei codici, si chiamano codici esadecimali. Ogni colore, ogni sfumatura di colore è identificata da un codice esadecimale che noi possiamo utilizzare in qualsiasi documento e in qualsiasi applicazione per riprodurre esattamente questo colore. Perché dobbiamo riprodurre esattamente, per esempio, questo arancione, che è un F59777? Perché? Perché riproduciamo esattamente questo codice esadecimale, non utilizziamo il termine arancione e tutte le volte che dobbiamo creare una composizione, una lezione, un documento, scegliamo poi un colore arancione. Perché?
noi, se operassimo in questo modo, non riprodurremmo mai esattamente di volta in volta lo stesso colore in ogni documento o anche all'interno di uno stesso documento. E quindi non rappresenteremmo in modo coerente la nostra scelta. Questa nostra scelta non apparirebbe come una bella scelta, ma apparirebbe come una scelta confusionaria. Per esempio, consideriamo che il colore, noi stiamo lavorando su questo colore, vedete, è il primo qui a sinistra. Se nello stesso documento una volta io utilizzo questa sfumatura, un'altra, questa, sono tutte sfumature simili, ma sono tutte diverse. Sono tutte simili, guardate come cambia, ma tutte diverse, cioè stiamo all'interno di una stessa area, se vogliamo noi, vogliamo, ma sono tutte diverse. Dà una sensazione di incompiutezza, di mancanza di coerenza, addirittura di mancanza di cura. Di fretta, di non applicazione, di non interesse verso quello che facciamo. Allora questa scelta è molto importante perché noi ci ragioniamo con calma, scegliamo la nostra palette, prendiamo nota dei nostri codici esadecimali, cosa che adesso faccio subito così, anche se non è la mia palette preferita e non c'entra niente con quello che faccio io, però ce l'abbiamo come esempio. Se voi rivolgete delle ricerche tramite la rete sul significato dei colori, voi troverete molte informazioni e troverete anche molte infografiche di questo genere. Per esempio, che possono associare, questo è interessante perché associa una caratteristica a un determinato colore e vi mostra anche i marchi che hanno scelto quello come colore dominante. Qui siamo nel campo dell'ottimismo, vedete? A cui è associato un determinato colore e determinati marchi hanno scelto proprio questo colore che ha un significato preciso. Quindi potete avviare con i vostri allievi una serie di attività che riguarda proprio la rappresentazione della loro passione, quindi anche della loro personalità, attraverso determinati colori. E potete fare in classe dei giochi, per cui potete proporre una palette e un gruppo di persone. No? Immaginate una palette di colori, dove era questa? Questa palette di colori, no? Poi sotto proponete i nomi di quattro studenti e questa palette appartiene solo a uno, ovviamente, di questi quattro studenti. E bisogna individuare qual è lo studente che si riconosce in questa palette. È uno strumento di conoscenza reciproca, fatto non attraverso il solito modo, no? Chi sei, da dove vengo, eccetera, ma fatto attraverso qualche cosa che ti tocca più da vicino, nella tua intimità, nella tua espressione di te.